È dovere di Capitan Marvel proteggere gli innocenti dal suo uso malvagio. Ma chi è Capitan Marvel? È necessario ripetere il mio nome. Shazam! Per acquisire le virtù che vedi lì elencate. Le avventure di Capitan Marvel fu uno dei più grandi serial cinematografici di tutti i tempi. Ovunque i ragazzini gridavano la parola magica che li avrebbe trasformati da bambini educati nell'incredibilmente potente Capitan Marvel. E nell'anno in cui si produssero Quarto Potere, Il Mistero del Falco ed Il Sospetto, le famiglie a tavola parlavano delle avventure di Capitan Marvel. Devi chiamare questo potere solo in difesa del bene. E adesso, figliolo, ripeti il mio nome e ritorna a salvare i tuoi amici. Shazam! Questo adattamento uscì nel 1941. Era la prima volta che un giornale a fumetti arrivava sul grande schermo. C'erano stati alcuni adattamenti da strip dei quotidiani, spettacoli radio e riviste pulp, ma questo fu il primo supereroe a prendere vita come film. Le avventure di Capitan Marvel fu prodotto dalla Republic Pictures, che era famosa ad Hollywood per le sue produzioni a basso costo. Gli studios erano in Gower Street. La loro specialità, i serial. All'inizio volevano i diritti di Superman, ma essi erano già in mano agli studi Fleischer per la produzione di cartoni animati. Republic acquistò allora i diritti del più grande rivale di Superman. Shazam! In questa storia, Capitan Marvel manda a monte le malvagie intenzioni di un cattivo mascherato chiamato Lo Scorpione. Non era un personaggio dei fumetti, probabilmente il copione prevedeva all'inizio un altro protagonista. Comunque, Republic spesso adattava le trame ad i set, i costumi e le località di cui disponeva. Alcuni fatti interessanti. Le avventure di Capitan Marvel furono dirette da John English e William Whitney, apprezzato quest'ultimo da Quentin Tarantino come abile coreografo per le scene di lotta dal look moderno. Egli immaginava dove mettere gli attori a seconda delle cineprese. Questo processo è noto nel cinema come blocking. In questo modo una scena era eccitante e drammatica. Le due stelle principali del serial erano Tom Tyler e Frank Coughlin. Frank Coughlin impersonò Billy Batson e lo fece in un brutto periodo per lui ad Hollywood. Nel 1929 la stampa lo aveva indicato come il miglior attore bambino del tempo. Aveva ottenuto qualche ruolo in buoni film prima di entrare nelle simpatiche canaglie di Al Roach, ma non come membro, come ragazzo ricco e bullo o come ragazzo malaticcio e bisognoso d'aiuto. Dopo un po' ottenne un contatto con Cecil B. DeMille. Dopo qualche film con lui fece un'intera serie di cortometraggi che lo vedevano come Junior Coughlin. Shirley Temple iniziò interpretando la sua sorellina. Mentre lui cresceva e i film diventavano sonori, continuava ad ottenere ruoli, come Il Nemico Pubblico e L'Ultimo dei Moicani. Ma con gli anni 30 la sua stella si affievolì. Alla fine dei 30 quasi non lavorava più. Fece un cameo in Via col Vento. Le avventure di Capitan Marvel furono per lui un breve ritorno. Dopo Pearl Harbor si unì all'esercito come aviatore e trascorse così i successivi 23 anni. Dopodiché comparve in spettacoli televisivi e film fino agli anni 70. Uno dei suoi ultimi ruoli fu un cameo nello Shazam, versione TV degli anni 70. L'attore Tom Tyler impersonava Capitan Marvel. Era un culturista amatoriale e raggiunse numerosi record mondiali. Uno dei suoi record restò imbattuto per 14 anni. Dopo tali record andò a tentare la fortuna ad Hollywood. Iniziò a lavorare agli studi Poverty Row. Lì ebbe fortuna ed interpretò alcuni ruoli parlati in filmati western. Che vuoi, pupa? Trovò anche lavoro in studios più grandi. Per esempio fu coach di John Ford.
Dopo essere stato scartato per alcuni ruoli di protagonista, firmò con Republic Pictures per $200 a settimana. Quando fu scelto per le avventure di Capitan Marvel, gli fu aumentata la paga a $250 a settimana. Un paio d'anni dopo Capitan Marvel, Tyler interpretò un altro eroe, The Phantom, l'uomo mascherato. Sfortunatamente, poco dopo, Tyler fu colpito da artrite reumatoide e non poté più lavorare. Lasciò Hollywood e tornò in Michigan dalla sua famiglia, che si prese cura di lui finché si spense all'età relativamente giovane di 50 anni. Una cosa che contraddistingue le avventure di Capitan Marvel sono gli effetti speciali, in particolare le scene di volo. Abbiamo tutti visto supereroi volare, ma questa fu la prima volta che venne fatto, e fu stupefacente all'epoca. Oggi si riprende un attore davanti a uno schermo blu o verde sostituendo digitalmente lo sfondo, ma all'epoca disposero Tom Tyler davanti ad uno schermo grigio, proiettando un filmato da dietro, un processo chiamato retroproiezione. C'era anche una macchina per il fumo ed un ventilatore per far sembrare che volasse attraverso le nubi. Le scene di volo senza stacchi sono ugualmente impressionanti. I fratelli Howard e Theodore Lidecker curavano gli effetti speciali e costruirono modelli in miniatura e sfondi. Costruirono un modello che pesava circa 7 kg con un mantello che si ripiegava dando il senso della gravità e del flusso. Si basarono su disegni di Mac Raboy, artista all'opera sui fumetti di Capitan Marvel Jr. L'inizio e la fine delle sequenze di volo usufruivano dei salti dello stuntman David Short, uno dei più grandi di tutti i tempi. Una carriera di 60 anni per oltre 5.000 film. Cominciò come attore bambino e da giovane adulto ebbe alcuni ruoli da protagonista, ma non andò mai d'accordo con gli studios. Nel 1925 e 26 vinse il campionato nazionale di acrobazia e così iniziò la sua carriera da stuntman. Nelle avventure di Capitan Marvel, Short saltava da e su un materasso fuori campo e forse si serviva anche di scale e piattaforme. In ogni caso, certe appaiono le sue abilità di acrobata, anche solo dai pochi momenti in cui compare sullo schermo. Questo è tutto sulle avventure di Capitan Marvel. A proposito, questo video sui serial è un concetto nuovo per il canale FitzFap1, che ha prodotto la versione in inglese da noi doppiata. Se vi piace, mettete un like al video originale linkato in descrizione ed anche al nostro doppiaggio, e condividete i video il più possibile. Grazie per la visione e alla prossima!